Un convegno internazionale per parlare di cambiamenti climatici e diritti umani si è svolto a Perugia ieri 31 maggio presso la Scuola di Lingue Estere dell'Esercito di Perugia, organizzato dalla Riserva della Biosfera UNESCO del Montepeglia. Dobbiamo essere tutti consapevoli che le crisi e le emergenze climatiche aumenteranno in modo esponenziale e sono quindi necessarie delle forme di coordinamento nuove ed avanzate per proteggere le popolazioni, porre al centro il loro benessere, ma parimenti per sviluppare delle culture avanzate che superino le frammentazioni locali. All'incontro è intervenuto l'ambasciatore francese in Italia, Christian Massé, con la Lectio Magistralis su transizioni climatiche e relazioni internazionali, forme di diplomazia climatica per l'attuazione e il rafforzamento dell'accordo di Parigi. Il cambiamento climatico è la sfida principale di questo secolo. E con l'Emilia Romagna ne abbiamo avuto ancora una tragica dimostrazione. E quindi è molto importante adesso dire che un ambiente sano, sicuro e un clima che non sia destabilizzato sono veramente dei diritti umani e che l'ambiente sano e sicuro e pulito come un cambiamento, come un clima il più stabile possibile, hanno influenza su tutti gli altri diritti come la salute, il diritto alla cultura, il diritto alla casa, eccetera. Con l'occasione è stato reso pubblico il gruppo di analisi costituito tra la Riserva della Biosfera UNESCO del Montepeglia e la Riserva della Biosfera UNESCO del Monviso, finalizzato all'attuazione e rafforzamento dell'Accordo di Parigi, che si propone di operare nell'alveo del Trattato del Quirinale. In Europa i problemi ci sono tanti e nella nostra riserva del Monviso, del Piemonte, è qua a testimoniare proprio la forza per portare avanti il cambiamento climatico e la biodiversità di questo grandissimo territorio.